Iniziamo questo incontro, è stato sfilato un OBG sul meetup di Latina e ecco, prima di dare il via alle danze, una comunicazione di servizio, questa è una serie che noi condividiamo e ovviamente ci sono delle spese che noi con i nostri oboli volontari facciamo sì di pagare, di contribuire alle spese di gestione di questa sede provvisoria. Quindi se poi alla fine volete contribuire, qui c'è un busto log, offerte volontarie. Iniziamo. Allora, come primo punto dell'ordine del giorno, qui leggo, mattina di pazienza, illustrazione dell'iniziativa per la raccolta firma a livello regionale riguardo... Una petizione. Allora, prendo la palla al volo. Allora, io sono Angelo Dopobianco, per chi non mi conosce sono l'attuale referente del tavolo ambiente della Regione Lazio e ho anche la fortuna di collaborare al Parlamento per quanto riguarda l'ottava Commissione Ambiente. Da 2 mesi circa, all'incirca, il tavolo ambiente ha ripreso diciamo, le sue ordinarie attività di tavolo territoriale girando per le varie province e cercando di raccogliere in un certo senso sia gli aspetti morali, le difficoltà, sia la possibilità di il tentativo, la possibilità di ricreare una, in realtà già esiste, ma di rafforzare un principio di rete che nel territorio Lazio ha necessità di esistere, per ovvie ragioni che ben tutti conoscono. Quindi quando abbiamo intrapreso nuovamente questa avventura, perché in realtà questa non è la prima volta che il tavolo regionale Lazio gira per le province del Lazio, abbiamo però deciso anche di concretizzarlo, cioè cercare comunque di arrivare a un termine, a dei punti per dare senso anche alla nostra attività, perché oltre chiaramente a quello di recepire informazioni, nel momento in cui le informazioni arrivano poi comunque bisogna dargli un senso e bisogna arrivare a un punto di chiusura o comunque a un traguardo. Durante le nostre peregrinazioni tra i vari tavoli siamo arrivati anche al tavolo della provincia di Frosinone e un attivista, in particolare Fabrizio Pintori, che è del Meetup di Sora, ci fece una proposta interessante. Disse: ma perché non proviamo a buttare giù una petizione da inviare al governo per quanto riguarda la questione delle terre dei fuochi e delle dichiarazioni di Schiavone? Lui in realtà aveva raccolto precedentemente un mio invito a pensare anche alle petizioni come strumento di azione, perché non molti sanno che sia all'interno del Parlamento che della Regione la petizione è uno strumento che sia un valore abbastanza relativo, ma è uno strumento molto facile da utilizzare per i cittadini, non ha bisogno di raccolte firme, ma in realtà basta anche la firma di un solo cittadino per poter essere poi successivamente adottata da un portavoce, che può essere un consigliere regionale o un portavoce, che può essere un deputato alla Camera o al Senato. Quindi abbiamo fatto una specie di piccola ricerca in base a tutto quello che è successo in questi mesi dopo le dichiarazioni, cioè in realtà dopo aver desecretato le dichiarazioni di Schiavone, facendo anche un'analisi critica politica della vicenda. E l'osservazione che giustamente ha fatto l'amico Fabrizio era: ma perché non parliamo delle responsabilità che in questi anni, in questi più di 10 anni, il governo ha avuto nei riguardi delle popolazioni che sono state colpite dal grave danno ambientale che è avvenuto? Quindi abbiamo cominciato a studiare una petizione, una bozza di petizione che adesso è al vaglio anche del legislativo del Parlamento, che possa essere poi condivisa con tutta la rete. In questa petizione noi chiediamo esplicitamente, poi quando il legislativo ci dirà che formalmente è corretta la condividerò con tutti quanti, in questa petizione noi chiediamo esplicitamente, in realtà non si può chiedere una petizione, si informa il governo che è successa una cosa, cioè c'è stato realmente il problema Schiavone
e sapere la posizione che il governo ha assunto nel momento in cui era informato che c'erano un tot di cittadini che rischiavano appunto un grave danno alla salute. Perché fare una petizione o non fare un'interrogazione o un'altra forma? Perché a mio avviso, ma avviso anche di molti, lo strumento petitivo, che è praticamente non è mai stato utilizzato, è utilizzato molto poco perché ha un valore molto formale in realtà, è uno strumento tipico della cittadinanza, fa parte di quello che è un principio sacrosanto che sono i diritti dei cittadini, cioè i diritti di espressione. Vi dico da subito che, e insisto molto su questo punto, la petizione non è uno strumento che risolve qualcosa, ma è uno strumento che informa il governo, che i cittadini portano all'attenzione del governo stesso, cioè nel senso dice: noi cittadini sappiamo che sta succedendo questa cosa qua, adesso che noi abbiamo saputo vogliamo sapere voi come agirete in confronto a questa situazione. Pochissime petizioni hanno portato dei risultati o comunque hanno avuto una reazione, c'è la petizione quella famosa sulla TAV che comunque è conosciuta. Ci sono altre petizioni importanti su Ustica, vediamo un po', c'era un'altra molto importante sull'Ilva di Taranto. E queste petizioni qua comunque non sono atti irrilevanti in questo senso, perché sono firmate da migliaia di persone e comunque sono considerate poi nei piani di relazione di Parlamento, il che significa che comunque possono avere un peso, cioè possono condizionare determinate scelte. La nostra idea sarebbe quindi di organizzare tutti i meetup della Regione Lazio e aprire dei banchetti per poche settimane, chiedendo di firmare e controfirmare la petizione da portare in Parlamento. È chiaro che una petizione che viene adottata da un portavoce con 10 firme non ha lo stesso valore che una petizione che ha chiaramente 10.000 firme. Quindi l'intenzione sarebbe quella di calcare un po' la mano su questa questione, in virtù anche di una questione secondo me fondamentale e strategica, che è il fatto che è stata aperta la bicamerale rifiuti. La bicamerale rifiuti, sperando che l'attiveranno, perché in questo momento è aperta, cioè esiste ma non funziona, è una commissione speciale che si condivide tra Camera dei Deputati e Senatori, dove si fanno una serie di attività su un argomento specifico, in questo caso rifiuti. La bicamerale rifiuti, a differenza delle varie commissioni permanenti, quelle semplici, ha un potere quasi da magistratura. Possono interrogare, possono fare i blitz, possono fare tutta una serie di azioni importanti. Cosa c'entra la bicamerale rifiuti con la petizione? Questa è un'ipotesi nostra, però ve lo dico subito. Abbiamo ipotizzato che se riusciamo a fare una buona petizione e a raccogliere buoni firme, potremmo condizionare la relazione finale della bicamerale rifiuti. C'è una relazione che è formata da un indice e che si fa a inizio bicamerale. In questa relazione vengono messi i punti di azione programmatici nell'indice di questa relazione. Il tentativo, ma è, ve lo dico, stiamo parlando molto per fatta politica in un certo senso, perché non possiamo sapere se realmente andiamo a finire su quel livello, il tentativo sarebbe di mettere tra i punti dell'indice della relazione che deve essere scritta anche la questione dei rapporti tra politica e Schiavone. Questo sarebbe la nostra. Quindi la bicamerale dei rifiuti teoricamente dovrebbe indagare se stessa. Questo è il principio, quella precedente. Sarebbe la bicamerale della 17ª legislatura, andrebbe a indagare sulle questioni temporali della 16ª legislatura. Io vi dico, non è assolutamente semplice riuscire a ottenere un risultato, ma non è neanche logico stare con le mani in mano. Cioè, proviamo in un certo senso a dare senso, scusate un gioco di parole, al nostro lavoro di cittadini sul territorio. Esprimo questa idea con anche una certa visceralità, perché dico sempre che i livelli istituzionali noi tendiamo un po' a classificarli in tre livelli: comuni, le regioni e il governo, lo Stato, facendo secondo me un errore grossolano, che è un errore di principio, perché i livelli non sono tre ma sono ben quattro, e non sono in ordine gerarchico ma sono sullo stesso livello, e sono il governo, le regioni, i comuni e i cittadini. I cittadini hanno
per la Costituzione un importante valore, che sono quello di controllo, di controllare. E sia nella Costituzione che nelle norme delle direttive europee, che nella 152, questo 152.06, che è il testo ambientale, questo diritto comunque è sancito, perché a differenza di molte altre normative, nella 152 si dà più potere al cittadino. È chiaro che, vi ripeto, è un tentativo, è un'azione, però secondo me potrebbe essere anche la ragione per cui i MEDAF possono per un momento fare anche un'azione comune sul territorio e regalarsi per una volta un punto di riferimento, che è quello di un'azione proprio diretta importante, uscendo fuori dalle solite gare di campagna elettorale o Eurotour o Expo Tour 15 o altre cose del genere, che siano valore, ma hanno un valore fino a un certo punto. Ultima cosa, poi finisco. Io ho parlato la settimana scorsa con Luigi Di Maio, lui sta facendo il decreto legge sulla terra dei fuochi, ormai ha quasi terminato, e gli ho detto della mia, questa mia intenzione. Lui mi ha tranquillamente mi ha detto sì, fammela vedere, se la cosa si può fare, se secondo lui si può fare, addirittura si potrebbe tentare di fare un'operazione interregionale tra Campania e Lazio, che sono le due regioni chiaramente più colpite da questa disgrazia. Altro? Non ho da dirvi altro, penso insomma di essere stato abbastanza chiaro. Se avete chiaramente dei dubbi o delle incertezze, ditemi adesso, perché chiaramente poi questo è un work in progress, in tempi molto rapidi, chiaramente, perché carpe diem non si dice del tutto. A questo punto ti ho finito? Sì. Io adesso vorrei dire una cosa. Facciamo punto per punto, in modo tale che esplicitiamo ogni punto all'ordine del giorno, quindi lui ha terminato l'esposizione, chi deve intervenire intervenga, massimo di un minuto e mezzo, così passiamo alle altre questioni diciamo in ordine del giorno. Prego, hai passato la mano, dite nome e cognome, così vi conosciamo, se non ci conosciamo per noi. Vai. Pasqualino Pisano, mi hai dato Contigna Latina. No, volevo soltanto dire che c'è un file Excel dove Ivano ha indicato una serie di attività per arrivare poi all'evento del banchetto. Volevi parlarne forse? Sì, io in realtà ti devo essere sincero con tutto il cuore, non ricordo di aver letto, ma non mi ricordo i contenuti per fare allora nel gruppo che stiamo organizzando questo principio, questa guerra della petizione, ci sono altre persone che chiaramente mi stanno aiutando a fare questo lavoro, perché è impossibile farlo da solo, tra cui l'amico Ivano del MEDAF di Zagarolo, che si sta interessando all'organizzazione, quindi alla divisione delle parti per cui organizzare, quindi probabilmente ci sarà un gruppo che si interesserà a fare la comunicazione, un altro gruppo che si interesserà ai rapporti con i MEDAF, vediamo un attimo insomma. Per questo è anche chiesto chiaramente, sono venuto qua appositamente per chiedere l'aiuto vostro, casomai lasciandovi, se mi lasciate un indirizzo email o un perfetto. Io sarei propenso a pensare alla firma sul banchetto, perché psicologicamente l'atto di mettere una firma fisicamente proprio su un foglio trovo che abbia un valore e un senso politico molto più forte, chiaramente è un'opinione mia molto personale che si basa sulle mie esperienze di racconte firmate o del genere. Vedo spesso e volentieri che escono petizioni, c'è un sito che si chiama Change.org, mi pare, Change.org. Qualche petizione importante esce, però per esempio è uscita una petizione, ho visto l'altra volta, di cui probabilmente io adesso sto cercando di trasformare l'interrogazione parlamentare, perché a questo punto vale la pena, che sul disboscamento delle faggete vicino al lago di Vico. E ci sono pure delle firme importanti in quella petizione, professori universitari addirittura dell'Università addirittura della California, cioè gente importante, ma non sta cagando nessuno quella petizione. È quello che mi terrorizza della rete. Cioè quella è una petizione scritta, controfirmata da persone importanti, ma nessuno la guarda. Perché non è stata portata all'attenzione di... Ed è una petizione che dove praticamente si chiede l'attenzione del governo, della regione, della procura, cioè praticamente hanno pure della comunità europea. Quindi
Forse perché non c'è stato un portavoce, non c'è qualcuno che l'ha sposata e l'ha Esatto. Allora, è chiaro che... Se nata è morta lì. In realtà ha qualche settimana di vita, ma ho visto che raccoglie poco. Quindi su queste cose bisogna farci un po' di ragionamenti anche di comunicazione e capire come si utilizzano gli strumenti. È chiaro, lo dico, se una petizione su rete ci sta per Grillo, non c'è bisogno di andare a fare i bacchetti, perché insomma la faccia per Grillo raccoglie tutti, ma noi non vogliamo questo. Io credo che noi non vogliamo questo, la nostra intenzione è un'altra, è quella in realtà di giustificare l'esistenza della rete sul territorio. Il banchetto in un certo senso comunque è anche un buon metodo per stare sul territorio, cioè noi sì usiamo la rete, ma la rete è uno dei tanti strumenti comunicativi, insomma. Poi sì, ripeto, è una riflessione molto personale fatta già con alcuni metap, però non è vincolante. No, ma diciamo, ho capito qual è il concetto sostanzialmente, però pensavo che fosse un affiancamento, non una sostituzione. Sì, no, non lo so se si può fare, onestamente. Però penso, anzi, se voi volete approfondire questo argomento, possiamo, per me va bene tutto, cioè l'importante è l'attività. Poi io non lo so più o meno, nel senso che comunque se lanci la petizione online di change.org si può fare la raccolta firme, però praticamente poi queste firme vengono riportate online da noi, insomma. Ah, nella raccolta firme nome e cognome e indirizzo email. L'indirizzo email deve essere certificato. Cioè nel senso deve essere allegato alla persona che scrive. Vabbè, quindi si può utilizzare anche. Però questo volevo dire che comunque banchetto deve funzionare necessariamente. Cioè sì, deve funzionare, poi deve tornare a casa e deve registrare chiaramente le firme prese online. Perfetto, chiaramente vi dovete dire se l'idea piace. Io con la petizione che cosa si richiede? Esclusivamente che venga indagata la commissione? No, non può essere richiesta. Perché non si può fare, perché non è un'interrogazione. Perché noi come territorio provinciale abbiamo presentato mozioni, interrogazioni, risoluzioni, tutte quante su questo ambito, però chiedendo delle cose precise, cioè abbiamo chiesto che venissero portate avanti delle analisi serie sui territori interessati, che venisse aperta un'analisi, un'indagine epidemiologica, certo, che venissero individuate le responsabilità politiche e comunque legali. Sì, ma in realtà pure nell'atto di sindacato ispettivo che abbiamo fatto, abbiamo fatto le stesse cose. E l'abbiamo fatto poi leggendo, grazie alla commissione che è riuscita a prendere parte degli atti segretati, insomma studiando tutte queste cose, noi abbiamo individuato effettivamente quali erano le cose che secondo noi andavano chieste per... Ma io sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. I risultati sono che due risoluzioni sono state approvate in regione, l'interrogazione parlamentare non so se è arrivata risposta, risultato grande che ha ottenuto il movimento... No, l'interrogazione parlamentare non ha ancora ottenuto risposta, ancora in corso. Il risultato grande è che grazie all'azione dei nostri parlamentari questi atti sono stati desegretati, perché altrimenti se non ci fosse stato il 5 Stelle lì a battere, certo, su questa cosa, e non si sarebbe riformata la commissione bicamerale, che come diceva Di Mangio non è partita, ma è stata istituzionalizzata, cioè nel senso adesso si comincerà a lavorare. Certo, non è che possiamo risolvere un problema che va avanti da 30 anni e che insiste su due territori come il Basso Lazio e la Terra dei Fuochi in un anno, però io penso che i passi che stiamo facendo, e il lavoro è stato comunque fatto dagli attivisti, cioè nel senso che qualunque cosa è arrivata nelle istituzioni, loro sono stati tutti quanti partecipi e protagonisti, sia nella fase iniziale di raccolta dei vari dati, ARPA, tutte queste cose, sia poi alla stesura proprio effettiva degli atti. Quindi io penso che sia anche buonissimo e ottimo portare parallelamente il ruolo degli attivisti, cioè dei cittadini, no? Affiancato al ruolo dei che danno più forza sicuramente, come dicevi tu, un conto è che la firma una persona, un conto che arriva una petizione firmata da... E quello, lo scopo è quello di dare senso alla cittadinanza. Visto che tu ci dici questa cosa, dicevo, cioè, che cosa chiediamo effettivamente? Allora, il problema della petizione, perché ce la siamo studiata bene al legislativo, al Parlamento, la petizione, non puoi chiedere, questa è una follia. La petizione puoi solo informare, cioè nella petizione tu informi il governo
di una serie di situazioni. Dice: sono passati 12 anni dall'interrogazione di Schiavone, intanto il territorio campano e laziale è stato inquinato da una serie di cose, e poi praticamente rimane due punti sospensivi. Cioè, diciamo, tu passi la palla a loro che dovrebbero fare il lavoro loro. Passi la palla, in realtà sì, è un'azione un po', c'è un po' di perversione in questo modo di scrivere effettivamente la petizione, ma la differenza, secondo me, sostanziale che va ad agire tra la petizione e l'interrogazione parlamentare, che invece va a colpire un fine ben preciso, perché l'interrogazione tu fai una richiesta comunque. Perché sì, c'è anche mozioni e risoluzioni che invece sono diverse. Mozioni, poi ci sono. No, sì, hai ragione, ci sono, poi ci sono gli impegni che. Sono state presentate anche mozioni e risoluzioni, sì. Diciamo che Alla Camera alcune cose hanno risposto, altre sono rimaste un po' in sospeso. Non sono ancora state votate. No. Però la petizione, sai qual è secondo me l'aspetto della petizione? Che ha un doppio valore. Un valore prima di carattere sociale, nel senso che si spiega, si abitua la cittadinanza che la partecipazione è l'unico strumento. E l'altro, io lo dico tranquillamente perché non ci trovo niente di male, è una ragione politica. Prettamente politica, che è quella di dire che il Movimento 5 Stelle è l'unico gruppo politico che realmente sta agendo sul territorio con tutti gli strumenti disponibili, anche con quelli più desueti, perché la petizione, secondo le circolari del Parlamento del 2001, non mi ricordo, comunque l'ha scritta Violante, questa circolare, la petizione, che è uno strumento utile, lo dice Violante, è uno strumento desueto. Cioè, dice prima che non libero poi il suo telefono, ma vanno a capire cosa voleva dire, insomma, cercate di utilizzare il meno possibile perché sennò ci dà fastidio. Però a noi non ce ne frega niente, è questo che vorrei far uscire. Non ce ne frega niente perché questo è un primo passo a un'abitudine sacrosanta, che è quella che la cittadinanza è un livello istituzionale che si deve rispettare. È un livello istituzionale la cittadinanza. Noi cittadini abbiamo diritti e doveri, e nei diritti e nei doveri, in qualunque norma che riguarda la disciplina sociale, quindi il testo unico degli enti locali, il testo unico ambientale, il testo unico per la tutela ambientale, tutti i testi e le normative dove ci sta un coinvolgimento di ambiti più grandi, più sociali, c'è sempre la possibilità di un riferimento ai cittadini, c'è sempre. Cosa che man mano sta andando verso questa direzione, perché nel bene e nel male, fortunatamente almeno questo per quanto riguarda la comunità europea, ci sono dei trattati che devono essere rispettati, che può essere la carta di Aarhus o altri trattati del genere. In quei trattati si parla di trasparenza, si parla di partecipazione, però il nostro governo, purtroppo, lei lo sa bene, perché lo vive tutti i giorni, anzi dirò di più, la regione Lazio è sfigatissima perché tutte le competenze ambientali ce l'hanno loro. Noi abbiamo il grave problema che ogni volta che dobbiamo fare interrogazione per riuscire a trovare le competenze governative, ci dobbiamo fare così, perché non sempre si riescono a trovare le giuste competenze. Loro invece hanno una marea di competenze, però il problema loro è che poi si trovano davanti un muro di gomma. Cioè, l'abbiamo visto quando loro parlano, tizio che gira le spalle, fa due chiacchiere con un altro, insomma sappiamo alla regione Lazio cosa sta succedendo, però nonostante tutto, insomma, io anche se non ci sono tanti, mi seguo. Scusa, non aggiungere qualcosa ai banchi. Voglio aggiungere questo, che in Senato è stato approvato una commissione con mafia, adesso stiamo votando, penso domani voteremo i due nostri che parteciperanno a questa commissione, quindi secondo me se si raccontasse un po' il tutto, cioè non sarebbe sbagliato. No, assolutamente no. Perché cioè, deve essere raccontato. è necessità. Il riferimento secondo me è importante nelle istituzioni. Dirò di più, l'ideale sarebbe che se la cosa viene raccolta e piace l'idea, i firmatari devono essere solo e solamente portavoce. Lo so che magari è un po' un'operazione un po' da vecchia politica, però è vero anche che è l'esempio in un certo senso che viene dato, quindi tutti i portavoci che sono interessati a questa cosa devono necessariamente, se l'idea è condivisibile, grazie mille, se l'idea è condivisibile sul territorio, è
una cosa che secondo me smuove un po' le acque pure dei metafori, di alcuni metafori magari sono ancora un po' addormentati e comunque magari non hanno ancora certe, arrivano a certi livelli pure di prestazione e di partecipazione di altri che magari ci lavorano da più anni, insomma. Io lo voglio utilizzare un po' per mi piace zero un attimo, esatto. Una cosa, chi sarebbe nel caso del primo firmatario, se chi, il nostro portavoce di strumento che abbraccerebbe non lo so, quindi non hai ancora io vi dico, la petizione vorrebbe essere adottata, ci sono già 4-5 portavoce che insomma l'idea piace, camera. Io in questo caso camera, perché ho fatto voce alla camera, cioè, tra cui anche il deputato con cui lavoro, perché lui è uno dei due che è stato indicato per avere rifiuti, Alberto Zorizzi è il secondo che è dopo Stefano Pignaroli, c'è Zorizzi che è indicato per rifiuti, lui insomma la cosa la vede abbastanza bene. Poi ci sono i nostri, Pignaroli, la Daga, ho parlato di Nicolò l'altra volta, che mi interessava. Certo, vi ripeto, per una questione mediatica, se riuscissi a coinvolgere Luigi Di Maio, io così di cuore istintivamente direi che il primo firmatario dovrebbe essere. Certo, è una figura istituzionale. Però non fa parte di questo comitato. Luigi Di Maio sta scrivendo ancora la decreto legge, sta scrivendo la legge per quanto riguarda la legge fuochi. Però secondo me quello che vuole dire anche per tutti i soccorsi, cioè, la vostra opinione su quanto riguarda un'attività che è puramente e esclusivamente degli attivisti. Esatto. Voi sapete bene quello che facciamo noi, soprattutto questo meetup provinciale, perché l'avete fatto insieme a noi, però questo è un'altra cosa, cioè è un'attività parallela che secondo me voi dovreste un po' più o meno vedere come, esatto, voi come la vedete, insomma, la cosa ne pensate. Cioè gli input ci sono, gli stimoli ci sono, poi... Allora, scusa, vorrei intervenire. Sì, Dario Pensante del gruppo volontari di Davide. No, volevo capire un attimo una cosa, perché all'inizio tu hai detto che hai parlato dell'efficacia di questa azione, che potrebbe anche essere nulla, no? Il coinvolgimento invece degli attivisti, secondo me alla fine deve essere finalizzato a un qualcosa di concreto. Quindi, dopo la petizione, facciamo la petizione, se non succede niente, i parlamentari che fanno, cioè i rappresentanti del... Allora, l'80%, come ha detto lei, cioè, no, non ho sentito, cioè che l'80% della possibilità che non succeda niente. L'avvio di un gruppo di lavoro, che l'intenzione è quella, è l'avvio di un gruppo di lavoro che si interesserà sulla questione di fiumi e nello specifico della questione Schiavone, però probabilmente in un ambito anche più largo, perché meglio di me penso che sappiate quali sono i problemi dei rifiuti nel Lazio. Quindi io la petizione la trovo un'occasione per fare finalmente rete seriamente. Questa è la mia sincera verità, lo dico proprio con tutto il cuore. La petizione ha la stessa possibilità di ottenere un risultato come un'interrogazione parlamentare. No, ok, su quello siamo d'accordo, però non possiamo decidere... c'è un rischio che poi cada nel nulla. Cioè, certo, voi avrete una visibilità oltre la petizione, no? Successiva, no? Cioè, sì, facciamo la petizione, smuoviamo un po' le acque. Dopo io onestamente dico la verità, se riusciamo a fare la petizione, nel senso, non è un passetto, sono 10 passi. Cioè, arrivare a sincronizzare tutti i banchetti della Regione Lazio e mettere un foglio di carta con le firme e fare la comunicazione, fare la pubblicità, ma quello è solo un problema organizzativo, però l'obiettivo non tutte le province hanno la stessa, anche questo è un altro problema, però noi abbiamo un problema grave. Un attimo, non per ordine, Fabio. No, però lui non ho risposto, perché giustamente mi ha fatto una domanda precisa per rispondere. No, onestamente per il momento ci siamo, abbiamo puntato l'attenzione su questa cosa qua, te lo dico senza problemi. Però è chiaro che la domanda è giusta, il problema me lo poni
chiedo anche a voi quale potrebbe essere un'azione successiva. Cioè, ragazzi, non è che io sono, cioè, ho delle idee e le esprimo. Può essere, voi avete delle idee, delle proposte, ditemele, perché io le raccolgo e poi casomai le mettiamo su un verbale. Ma io penso che andrebbero espresse nei singoli tavoli di lavoro, esatto. Ambiente, perché adesso tu hai buttato il sasso, adesso l'input dovrà essere metabolizzato, adesso esatto. Vedremo da tutti i tavoli di lavoro che fanno riferimento a tutti i meetup provinciali, innanzitutto se la cosa può andare bene e poi come organizzarsi per fare una cosa. Io vorrei dire una cosa, perché non tutte le province hanno il tavolo ambiente provinciale. Perché quello è ovvio, cioè, ci sono molti, molti meetup che sono nati e sono morti, voglio dire, cioè, voglio dire, quindi si fa perché si può con le risorse che ci sono la piani. E vai. Allora, Fabio Nardin, meetup da Latina, due cose, fateci avere più presso il testo. Io in realtà ce l'ho qua, però. Ah, ok. Te lo mando. E poi credo che la risposta, pur non sapere, correggetemi se sbaglio, il grande senso della petizione, no? Perché quando tu dici puntini, non si ferma lì, nel senso che da quel momento in cui quello è un paletto messo lì, cioè la petizione segna un paletto, da quel momento in poi il governo, chi è responsabile, non potrà più dire non si sapeva, no? E quello già è un grande traguardo, secondo me. Secondo me il senso e l'obiettivo primario della petizione è dire adesso da questo momento in poi tu non potrai dire casco dal pelo, non sapevo, quindi ti dovrai assumere le responsabilità verso quella cosa, quindi già quello è un grande risultato, no? Perché alla fine è un cittadino che mette una firma, non è che uno poi si possa scrittare chissà quale o no. No, cioè, d'accordissimo, direi di più che l'abitudine a informare passa anche attraverso questi atti, ecco. Quindi potrebbe essere l'avvio per poi organizzare un'informazione capillare su quello che realmente. Scusa, sto pensando a quello che ha detto Gesù, che effettivamente noi abbiamo una serie di tavoli di lavoro dove ai quali fanno parte delle persone che ormai sono super informate, no? Qua ce ne abbiamo. E Dio li benedica le persone super informate, perché quelle ci sono. Poi l'idea di fare un coordinamento, no, dei vari tavoli di lavoro per tirar fuori delle soluzioni, perché noi a Latina lo sappiamo qual è l'obiettivo, non sappiamo come arrivarci, lì ci dovreste aiutare voi. Certo. Cioè, infatti, per cui ben bella la decisione, però poi basta che non si ferma tutto lì e poi un'altra cosa, perché se no cioè, assolutamente questo... no, non ha senso, non avrebbe assolutamente senso. Te lo ripeto, onestamente non mi sono molto, cioè ci ho pure pensato in realtà a pensare a una strategia, ma credo che, giustamente come ha detto lui, è una strategia che andrebbe non condivisa partendo da una persona che ha un'idea, ma da tutte le idee che escono dai vari tavoli di lavori. Quindi probabilmente magari io seguo più un principio, credo che la politica si faccia anche attraverso l'informazione, per me. Però non è detto che questo sia la strategia migliore, magari lei che sta al Consiglio regionale e c'ha a che fare con certi personaggi, magari ha raggiunto un pragmatismo e una praticità che io magari nonostante tutto non ho, perché non ho un'abitudine, una certa esperienza, e voi invece che state sul territorio e sentite proprio il battito del polso, avete un senso ancora diverso rispetto a noi. Quindi questa è una strategia, anzi ben venga se la condividiamo. E ben venga se si faccia questa dannata rete di tavolo ambientale dove ci condividiamo tutti quanti le idee e le esperienze, proprio perché abbiamo delle realtà con gente che è super informata. Io questo dico sempre, ci sono delle persone che hanno delle competenze, delle informazioni importantissime e che magari possono essere utili, scusate divago leggermente ma proprio leggerissimamente, a quelli di Viterbo. Quelli di Viterbo magari stanno a sbattere la testa, non sanno che un determinato problema può essere risolto da uno che ha una super competenza o una determinata competenza a Latina. Allora, creare l'idea della petizione nasce anche dall'esigenza di creare una rete informativa che può essere d'aiuto a tutti quanti, quindi magari fare una mailing list di gente che ha raggiunto determinate competenze attraverso l'esperienza dei comitati oppure attraverso la scuola, l'università, e che può essere d'aiuto a un altro meetup che magari sta in condizioni in cui non sa chi rivolgersi. Ecco, la strategia è questa per me. E la proposta è questa mia. Poi, ecco, lui lancia un sasso, poi vediamo dopo che succede con le ondine.
Ok, e Gaia, tu vuoi intervenire? Io voglio aggiungere una cosa, nel senso che forse secondo me l'importanza di questa petizione che potrebbe avere è che, vedendo, noi abbiamo un sacco di competenza perché abbiamo questi ragazzi, che me compresa, che già da attivista queste tematiche le studiamo da anni, però una cosa che non ha la provincia di Latina è che invece altre zone del Lazio hanno, e penso ad esempio alla zona dei Castelli o alla stessa Terra dei Fuochi, noi non riusciamo a creare un coinvolgimento nella popolazione, cioè non riusciamo a creare un comitato. Quando noi facciamo le battaglie per Borgo Montello siamo soli, cioè siamo sempre noi, perché effettivamente le persone qui, soprattutto in quella parte, hanno tutti a che fare la discarica, o hanno i propri terreni o lavorano tra di loro. Esatto, noi questa è una debolezza forte che secondo me noi abbiamo, con tutte le competenze, tutto lo studio, il fatto che noi siamo bravi a scartabellare le carte, a scrivere emozioni. Forse questa attività proprio di banchetto, di meetup, di stare su siti, rete, ma soprattutto di stare sul territorio, potrebbe aiutarci ad accrescere questa che obiettivamente, oggettivamente è una mancanza del nostro territorio. Quindi io credo che questo potremmo vederlo. E poi un'altra cosa, praticamente, sì, questa mozione vediamola, cioè nel senso, poi io sono certa che i ragazzi saranno in grado di arricchirla e di renderla sicuramente più efficace, perché ripeto, un'esperienza, però noi potremmo utilizzarla per coinvolgimento proprio della gente, cercare di spiegare qual è effettivamente la situazione. Sì, quello è, infatti, in realtà è tutto quello. È un'educazione alla partecipazione che si va attraverso un fine ben preciso. Ripeto, speriamo che non sia semplicemente, come dicevo giustamente, che finisca nel vuoto. Non finisce nel vuoto perché la necessità è quella di fare i conti poco. Però io mi auguro invece che riusciamo a ottenere un risultato più importante, però questo sta a noi quante informazioni riusciamo a sviluppare intorno a questo argomento, perché secondo me è tutto là il gioco, è il livello di informazione che tiriamo sopra utilizzando i canali locali, le televisioni locali, ognuno per la propria televisione locale, oppure attraverso comunicati stampa, attraverso l'ANSA, l'ANSA Lazio, l'ANSA Campania, insomma tutti i canali disponibili che abbiamo e che possiamo liberamente utilizzare, perché nessuno ce li vede di utilizzare. Se portiamo avanti questa guerra, forse io sono ottimista. Giovanna, volevi dire cosa? Sì, è una domanda solo a livello organizzativo, ma avrebbe una scadenza questa petizione per far sì che entrasse tra gli ordini del giorno della bicamerale? Non ha una scadenza, ma è meglio che ce l'abbia, perché se non gli ci mettiamo una scadenza vediamo diciamo che la mia idea sarebbe approfittare delle europee, perché i banchetti dai primi di maggio fino al 25 maggio saranno super attivi, quindi ci saranno praticamente banchetti per ogni comune, e infilare un foglio con chiedere firme si può fare, però anche quella è una strategia da parlare insieme, insomma, perché finisce che magari la gente viene nel banchetto per sapere solo una cosa e poi non vuole firmare, perché quindi, cioè, queste sono valutazioni però che preferisco condividerle, cioè l'idea mia, non so nessuno. Sentite, no? Ma adesso parliamo di questa edizione. Sì. Ma questo deve diventare un sistema, cioè, non so, di fare un tavolo proprio per le riduzioni, magari anche sul blog di qualche libro, ecco, dove qualcuno può dare un'idea. Fantastico. È quello che mi sembra giusto, è l'idea, l'immaginazione che ci serve. Sì, secondo me sì, è ottima idea, anzi, appoggio in pieno. Rimaniamo a noi, c'è qualche altro intervento al riguardo su questo ultimo punto dell'ordine del giorno? Qualcuno vuole dire qualcosa? Buonasera. Buonasera. Prego, signora, vai. No, certo. Allora, se... vai. Sì, però non solo direi. Per chi non ti conosce, il tuo Carlo, bel nome, il tuo bel cognome, Carlo Pesce, mi dà... Ah, sei tu Carlo Pesce? Sì, visto. Ci conosciamo. Ci siamo avanti davvero. Gli amici Fish. Siccome io non ho ancora ben compreso il contenuto di questa petizione, quale sia stato anche il processo di stesura di questa petizione, e quando sto capendo un problema più che di lontano ambiente, rifiuti, ma di comunicazione, strategie comunicative,
Io, pensando al passato, almeno nei nostri meetup e territori, ci siamo sempre, diciamo, autodeterminati e autodati da fare per portare all'attenzione dei cittadini tutte le problematiche sia a livello nazionale che locale, senza la necessità di avere una, diciamo, struttura di organizzativa regionale. Cioè, c'è sempre andata bene in questo senso, no? Capisco, sicuramente ci saranno territori, un funzionamento della meetup, ci sono sicuramente dei territori che hanno più difficoltà, certo. Possono avere la solidarietà dei comuni vicini, limitrofi, e poi senza andare a, forse, come dire, non dico obbligare la partecipazione, ma quasi, nel senso che comunque l'autodeterminazione, l'autocostruzione dei gruppi di lavoro, dei tavoli, dei meetup nei singoli territori hanno generato dei gruppi belli forti, coesi, motivati. Quando invece c'è una forzatura da parte, non so, di un gruppo regionale o quello che sia, non si stimola molto la partecipazione, ma si stimola più la rappresentanza, no? C'è Giambo, il rappresentante della Dina, noi andiamo tutti dietro Giambo, e se non si muove lui, gli altri non fanno niente. Quindi questi aspetti teniamoli sempre in considerazione. D'accordo con te. Se una petizione va fatta, ripeto, come abbiamo sempre fatto, c'è un testo, ognuno se lo stampa, si fa le fotocopie per sé, lo porta a banchetto autonomamente, senza nessun problema, senza avere la necessità di coordinarsi con nessuno, ma perché è così nelle cose, insomma, almeno questo è quello che vedo. A livello di informazione, di stampa, di giornali, ogni territorio, bene o male, se ne è sempre cavato. Ripeto, io parlo dei nostri, della provincia latina, che bene o male la copriamo quasi tutta in modo, con dei gruppi ben strutturati. Diciamo che sintetizzando c'è la paura di primogenitura, nel senso che si vorrebbe, qualcuno potrebbe magari, travisando un attimo qual è lo spirito reale del movimento, no? Partecipazione e coinvolgimento, sì, visto che ormai stiamo nelle istituzioni, potrebbe dire, beh, questa, no, la sbandiero io, l'ho portata io, no? Perché poi purtroppo siamo esseri umani, quindi anche, certo. E quindi questa bisogna aiutare, indubbiamente. Cioè, nel senso, faccio anche Carlo parla per un'esperienza che va oltre la provincia di Latina. Ma infatti, sono d'accordissimo anche con lui, cioè, il rischio della, come dici tu, della primogenitura, cioè, bisogna stare molto attenti. Quello che forse non condivido tanto è il fatto che fare un'attività condivisa richiede necessariamente un minimo di organizzazione, che non è l'organizzazione quella che pensi tu, è l'organizzazione per quell'argomento, non la struttura organizzata, ecco. È differente la cosa, cioè vorrei che comunque per tematica, dici, no? Per cioè, un obiettivo proseguono insieme, ed è l'occasione per conoscerci, perché io ti assicuro che so che voi di Latina lavorate bene, ma voi sapete che cosa fanno, sì, realmente voi lo sapete a Viterbo cosa sta succedendo, tu sì, meno gli attivisti, certo. Ma pure io lo so, certo. Io mi incontro con Massimiliano Bernini e con Dimitri, tutti i giorni mi raccontano cosa succede a Viterbo. Il problema grave è che la cittadinanza, che comunque ha adottato un programma, che è quello del Movimento 5 Stelle, ha adottato anche un'ideologia che è quella in un certo senso della condivisione, perché così è, cosa che molte volte però non avviene. Io mi auguro, cioè il mio spirito, dobbiamo spingere loro a creare dei tavoli provinciali, delle aree che funzionano, dei referenti, e interfacciarsi, certo, con gli altri, ma, certo. Ma sta succedendo in realtà un po' come il mercurio quando esce fuori dal termometro, no? Fai presente che si divide in tante palline, poi vai a spingere, si riunisce e si ingloba. In realtà quello sta succedendo, cioè in realtà molte micro realtà stanno diventando delle macro realtà, quello è fisiologico, credo, del Movimento 5 Stelle. Però secondo me, se noi spingiamo comunque, senza forzatura, come dici tu, no? Non deve essere una forzatura, però se noi diamo anche
un fine, uno strumento, io credo che la cosa non viene interpretata come una forzatura, viene interpretata come un momento di condivisione. Anche perché ti spiego, la fatica maggiore che sto facendo qual è quella di girare tutti i tab regionali, provinciali. Secondo me sbagli, capito? Io sono sempre referente del tavolo ambiente regionale, se non giro le province prendi tra virgolette quello che ti dico, però secondo me sbagli nel senso che tu giustamente lanci il sasso, se adesso la dico grossa, se il territorio non recepisce, cavoli, capito? Insistere su questo è ovvio. È ovvio, però se poi c'è il territorio come sta succedendo, invece l'idea piace e mi trovo fino a mo' praticamente quasi tutti i territori che più o meno linea massima hanno captato bene, anche Rieti, che Schiavone non c'entra niente, ma neanche Viterbo c'entra niente. Rieti esiste, ti dico, lo conoscono pochi, ma in gruppo è un bellissimo, sono pochi, è più coraggio. 15 lo sfideranno alla regionale, quindi non li conosce, era l'occasione di conoscere. Rieti è un bellissimo gruppo per me. Li trovo deliziosi e quanto semplici nel modo di lavorare, soprattutto chiari e trasparenti. Poi, giusto, se il tavolo di Frosinone, se esiste, non dici no, a me non ci interessa, ce la vogliamo vedere in altra maniera. Nessuno obbliga, infatti io sono venuto qua come portatore di un'idea da condividere, poi, per carità, tanto la petizione è una firma o 100.000, quindi se domani mi rendo conto che nessuno la vuole prendere, io comunque la faccio depositare a chi l'ha scritta e poi la faccio adottare al portavoce della certo, Camera. Voglio dire, è una fatica che avrei potuto pure non fare, quindi è una... No, ma io questo non mi più, anzi apprezzo, fa il lavoro, è necessario. No, benvenga tutto ciò che coinvolge la base, perché altrimenti c'è il rischio di verticizzazione, cosa che vogliamo come un attimo per evitare, no, del genere. Soprattutto lavorare questa cosa che hai appena detto, cioè la petizione chi l'ha scritta, cioè la petizione chi l'ha scritta la devi mettere in discussione con i territori che lavorano sull'argomento da tempo, perché ti assicuro che io, con tutta l'ammirazione che posso avere per Luigi o per chi l'ha scritta, noi come so, i ragazzi della Terra dei Fuochi, perché ce ne sono parecchi che provengono da quel territorio, insomma, ci avremo da scrivere. Aspetta, la petizione è un foglio 4. Non è di contenuti straordinario, è un contenuto molto generico, ve lo dico già adesso. Non è stata scritta da Luigi, attenzione. È stata scritta da Fabrizio di Frosinone e che ha vissuto il problema della Terra dei Fuochi perché ci Fabrizio sono Basile. Fabrizio Pintori di sopra, questo preciso. Dove là anche quello è il territorio colpito dalla dichiarazione di Schiavone. Quindi lui l'ha scritto con. Facciamo così, io ve la condivido immediatamente, poi mi date casomai le mie esistenze. La puoi pubblicare? Ah, oggi era l'ultimo giorno di giro per le province, da domani poi... Puoi pubblicare direttamente nel Meetup alla Dina, state aperto a tutti. Però noi come referenti, diciamo, io e Pasquale Lorisano e qualcun altro che siamo già stati agli altri Meetup e siamo già iscritti nella mailing list del gruppo, quindi comunque se in qualche modo arriva a noi, poi noi la diffondiamo a tutto il gruppo. Certo. Però magari le modifiche vanno fatte prima che arriva il legislativo, perché il legislativo diciamo che è quello che la rende formalmente accettabile, quindi magari prima che il legislativo dia l'ultima versione, come la chiamo io, legalese politichese, magari gli input andrebbero mandati prima. Sì, va verificato solo una cosa, questo è un problema squisitamente forse anche tecnico-politico, che è quello di vedere il decreto legge sulla Terra dei Fuochi che tirerà fuori Di Maio, perché chiaramente non possiamo rischiare oppure fare una petizione dove magari c'è un argomento dove lui l'ha già affrontato, perché sennò andiamo a remare contro nel senso che è stata combinata. Quindi io vorrei fare così. La bozza che esiste e che tu potessi già farla condividere a questo punto, formalmente corretta gliela do a Di Maio e gliela faccio vedere per sapere se almeno i principi non cozzano. Se i principi non cozzano, poi a quel punto
la possiamo ricondividere con tutta la rete e vediamo di avere delle danze e anche le discussioni che ci sta da discutere. Consenso pratico, molto pratico, soprattutto perché non mi poco chiacchiere, non cominciate a scrivere 40 cose perché poi non ve le legge nessuno. La sintesi è il fondamento etico della rete. Veramente 20 linee massimo sono già troppe. Bene, allora interrompo. Allora, per questo primo punto abbiamo parlato già un'ora. Penso che qualcuno vuole aggiungere l'ultima cosa e chiudiamo il punto. Chiuso, a posto. Chiuso. Volevo dire, adesso noi passiamo un'ora, 5 minuti se siete d'accordo di pausa, altrimenti andiamo direttamente col secondo punto all'ordine del giorno. Va pausa per una sigaretta, qualcuno? Andiamo dritti? Ma giusto per 5 minuti di pausa, da 5 minuti. Allora, proseguiamo. Scusate, secondo di partenza. Allora, partiamo dal secondo punto dell'ordine del giorno che mi sono scaricato, non mi funziona mai l'applicazione. Comunque, attività di scarica, sì, Borgo Montello. Quindi chi doveva parlare di questa questione? Sì. Stavamo sperando che fosse dimenticato. No, se ritenete che non sia più. No, 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 no. Ma io devo sempre levare qua, mi metto là. No, dai, su. Ce l'aveva col moderatore. Cioè, fate il tuo che non puoi parlare di Skype. No, io parlavo da qua. Altrimenti puoi fare abbassare Bernardo e stare su di lui. Sì, abbassare già lui. No, stavo dicendo con Michela che facciamo giusto una piccola, cioè, panoramica su quello che è l'argomento, se no veramente rimaniamo qua una settimana. E io partirei da cioè, segnalazioni su Borgo Montello risalgono anche al 92, infatti qua tra i file che ho c'è un articolo del 31 ottobre del 92 nel quale si parla della discarica a fusti sospetti, cioè che la gente del posto già all'epoca segnalava un via vai di camion che comunque scaricavano dei fusti di materiale che non si sapeva cosa fosse. E c'è stata anche un'indagine portata avanti dal dottor Audino, però della quale non si è saputo più niente. Successivamente nel 95 c'è stato anche la misteriosa morte di Don Boschin. Incapezzato. No, misteriosa perché comunque il processo è stato chiuso dicendo che fosse stata una rapina andata a male, però appunto soldi che stavano lì non sono stati portati via, però sono state portate via delle agende dove lui segnava tutte le lamentele e preoccupazioni della gente che comunque andava a confidarsi con lui. E quindi anche questo è un punto rimasto oscuro, legato comunque a quella zona che come argomento principale è sempre legato alla discarica, insomma, ruota un satellite di quell'argomento. Poi si passa al tavolo della trasparenza che c'è stato il 24-25 di novembre del 2013, nel quale si è fatto, diciamo, un punto della situazione. Però, allora, tavolo per la trasparenza significa che le istituzioni si mettono a confronto con la cittadinanza o chiunque ha voluto partecipare in quell'occasione, per fare questo punto della situazione delle varie analisi che si sono portate avanti negli anni, perché ci sono state due campagne, una del 2005-2009 e quella del 2005-2008 e 2008-2011. Diciamo che si è arrivati a capire che comunque le varie operazioni di bonifica, perché poi bisogna fare attenzione anche
a come viene utilizzato questo termine, perché bonifica significa sanare un territorio, mentre qui per bonifica è stato fatto passare la costruzione di un border, cioè una cinturazione di sicurezza intorno agli invasi S1, S2, S3, che sono quelli, diciamo, quelli che portano maggiori criticità a livello di quello che poi sono state le analisi, perché sono gli inquinanti provengono da quegli invasi lì. Questo polder praticamente è stato la costruzione di una cinta di pannelli fatti in cemento e altri materiali in plastica, il quale basamento era il naturale strato argilloso sottostante. Ovviamente nessuno poteva avere la certezza che questo strato di argilla fosse costante per tutti e tre gli invasi, e infatti le analisi di un CTU nominato dal procuratore della Procura di Latina ha constatato che comunque anche in un piccolo punto c'è la percentuale di argillosità che andava assottigliandosi, quindi è il punto dove ha permesso al percolato di scendere nella falda. Se fosse stato solo percolato di immondizia, comunque, che prima non prevedeva le accortezze della legislazione successiva, che comunque era sempre più restrittiva, sarebbe stato anche diciamo meglio, però dalle analisi comunque è stato rilevato che ci sono grandi quantità di ferro, manganese, 1,2 di clorobenzene, 1,4 di cloropropano, arsenico e via discorrendo. Quindi questo sta a significare che comunque lì sotto c'è qualcosa, anche perché leggendo la relazione della commissione bicamerale per il ciclo dei rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella, in un passaggio si legge che comunque nel 2003, nei primi del 2000, adesso non ricordo precisamente, un agente della polizia provinciale, Attilio Novelli, porta la sua testimonianza per la quale dice che sono stati trovati fusti, cioè i fusti sono stati trovati, però tutto quello che sono riusciti a fare è costruirci sopra un abbancamento ulteriore, cioè il comune ha concesso per non consumare altro suolo nei terreni circostanti, che comunque sono di proprietà o di Indeco o di Cambiente, che sono le due società operanti sulla discarica, c'è stato costruito un soppalco sugli abbancamenti che comunque risalivano agli anni 80, e quindi di questa cosa poi non se ne è stato niente. Passando invece alla famosa relazione ARPA-ISPRA del 2012, quella di cui non si è saputo niente, cioè, vi leggo un passaggio così per riflettere insieme, che per esempio per quanto riguarda il cloroformio si registra un solo superamento della CSC, cioè la soglia di contaminazione massima, dopodiché si considera un inquinamento pesante, viene considerato un inquinamento pesante, con una concentrazione di eccetera eccetera nel pozzo MW7, unico piezometro con analisi dei parametri estesi, nel campionamento effettuato in settembre 2010, e due superamenti di un altro parametro che invece è un rilevamento soglia, sopra la quale comincia a diventare un inquinamento da tenere sott'occhio, insomma. In uno dei pozzi nella campagna di maggio 2010 e l'altro in MW7 nella campagna di giugno 2011. Da segnalare inoltre che nella campagna di maggio 2010 il cloroformio è stato determinato solo sul campione prelevato in MW12, cioè significa che comunque i campionamenti non sono stati fatti né negli stessi periodi con la stessa cadenza, né in tutti i pozzi. Quindi quello che è uscito da questa analisi, che comunque è disastroso perché
la zona della discarica di Montello non è più l'inquinamento, non è più circoscritto al terreno interno ed esterno alla discarica, ma è passato anche al di là della stura, quindi dove ci sono i terreni agricoli. E quindi comincia a essere un... Non lo dire perché va allarmismo, a me si incazza. No, perché ancora devono capire, dicono... Diceva Dino Chiarucci, il direttore dell'ARPA per l'inquinamento e questo argomento qui, diceva che ancora devono capire che direzione ha la falda. Quindi non sanno dove l'inquinamento si propagherà e con quale velocità. Cioè questo è il loro più grande ostacolo. E adesso Michela vi dirà come loro allo stato attuale hanno intenzione di agire. Praticamente allora i metalli pesanti che hanno trovato in quella stessa in quel stato del manganese hanno cercato in tutti i modi di spiegarne la presenza del fatto che un liquido come un percolato di scarica che è ricco anche di sostanza organica quando passa attraverso il suolo può interagire chimicamente con il suolo e deassorbire dal terreno determinati metalli, quali l'arsenico, il ferro e il manganese. E effettivamente ci potrebbe anche stare una minima spiegazione che è così, perché un fenomeno fisico c'è. Il problema è come si spiega invece il superamento delle soglie in alcuni punti, in alcuni campionamenti, dovuti a metalli che non sono di origine del suolo, quale ad esempio il piombo, il cromo. Lì c'è la prova che effettivamente piombo, cromo e tutto il resto non possono essere E poi abbiamo altri due inquinanti cosiddetti importanti, perché ci sono alcuni che chiamano inquinanti traccia, perché hanno superato le soglie, però non a un livello tale da essere preoccupante, non con una frequenza tale da essere preoccupante, quindi solo su piccole percentuali di campioni, ma anche questi sono comunque inquinanti antropici, tipo cloroformio, anche che lei menzionava, e poi ci sono altri benzene, mi pare, benzene che è solo di quello, di più antropico di quello che c'è, e gli altri inquinanti invece che sono parte di bonifica, dovrebbero essere parte della bonifica, sono due clorurati, che infatti sono l'uno due di cloropropano e uno quattro di clorobenzene, quindi tutti composti solventi organici praticamente. Allora, la bonifica che vorrebbe fare l'ARPA è prendere dai pozzetti in cui hanno prelevato i campioni di calda, semplicemente usarli in senso inverso per fare delle iniezioni. Cioè loro vogliono ossidare, perché alla fine la bonifica può essere fatta chimicamente aggredendo il composto che tu ritrovi nella calda. Ci sono vari tipi di bonifica, ad esempio ho seguito anche un convegno che hanno fatto organizzato il senatore Pepe in Senato, dove c'è questa nuova tecnica di bonifica biologica, tra virgolette, dove si selezionano microrganismi che sono in grado di deformare i suoli per ora, utilizzando i metalli pesanti, quindi incamerandoli, accumulandoli, oppure nei confronti dei composti organici, quali solventi, di scinderli e di romperli. Però tutto questo funziona sempre ossidativamente, quindi ossidando. La differenza è che ARPA vorrebbe farlo qui a Latina con un'ossidazione chimica, cioè il composto di Fenton praticamente è ferro in presenza di acqua ossigenata, niente di più. Quindi ferro e acqua ossigenata mescolati e poi iniettati in continuazione in calda. A me questa cosa sembra una non soluzione, perché effettivamente la soluzione dovrebbe essere capire il bersaglio, cioè più che intercettare il bersaglio, capire la fonte. La fonte abbiamo capito che ha percolato il bersaglio. Loro vorrebbero applicare l'ossidazione del ferro senza andare a levare prima la fonte di... Un'azione di tamponamento del verso a valle. Nella loro relazione che non parlano comunque di bonifica dei... Adesso io ho fatto la lista, ho sbagliato con il progetto e poi ve lo girerò in qualche modo con Cindy. Ci sta da dire un'altra cosa che abbiamo sorvolato, che nonostante ciò che dica l'ARPA oggi c'è un'indagine fa portare avanti dei magistrati che hanno riscontrato l'inquinamento della falda. Quindi adesso se fosse come dice l'ARPA che sono tutte quante
altre situazioni naturali di presenza di certi determinati tipi di metalli, non si spiegherebbe né la bonifica tra virgolette effettuata dall'S0 nel 2012, in cui sono stati diciamo, portati via, cioè sono stati individuati delle presenze ferrose e sono state comunque in un certo senso portate via, e si dice che questo invaso ad oggi, zero dopo questo intervento, non ci siano più presenze di, cioè non si dice, i dati rilevano che non ci siano più presenze di metalli. E però va in contraddizione con quanto certo affermano i magistrati, cioè che c'è un tipo di inquinamento che è stato provocato, quindi ci sono delle responsabilità, ci sono degli indagati, tra cui il nostro caro amico Landi, cioè il gestore, e tutta la situazione però di Montello ad oggi è paralizzata, perché naturalmente ci sono in corso di indagini, ci sono degli arresti eccellenti, quindi né il rinnovo dell'AIA né portare avanti il progetto di bonifica non si riesce a fare niente, perché non c'è individuati che sono i responsabili. Quindi penso che fino a quando non si sarà portato avanti, cioè fino a quando non uscirà il verdetto, tutto rimarrà bloccato. Il problema fondamentale è che noi denunciamo determinate cose, e nel senso noi chiediamo anche determinate cose, chiediamo che vengano fatti i carotaggi, chiediamo che venga portata avanti un'indagine, chiediamo che venga informata la popolazione, perché se l'ARPA continua a dire che la falda non è inquinata, che in contraddizione invece con quello che dicono i magistrati... No, inquinata da sostanze naturali. Esatto, dicono, cioè dicono, però sappiamo, cioè insieme agli allevamenti hanno dimostrato che questa cosa non è possibile. Adesso manca il parere tecnico per il processo, cioè è proprio quello che dovrebbe stabilire chi dice la verità, insomma. Quindi stanno temporeggiando su questa cosa, doveva essere pronto a febbraio, il 12 è stato rinviato ulteriormente. Scusa, il parere tecnico di chi? Perché l'ARPA... No, c'è un parere tecnico, cioè nel senso in un'indagine è stato individuato il CTU del magistrato che deve portare un parere che non è fatto dall'ARPA, perché l'ARPA... Però senza quel parere il magistrato come fa a dire? Infatti l'udienza che sto spiegando, che viene spostata di volta in volta fino a che non si acquisisce questo parere. Doveva esserci il 12, adesso è stata spostata ulteriormente, siamo tutti in attesa del parere che speriamo metta un po' di chiarezza sulla vicenda, però rimane un fatto, cioè rimane il fatto che antropico, fusi, poi un'altra cosa, quello che ti spiegavo prima Alessandra Anna del percolato che è andato ad inquinare la falda, noi sappiamo dalle dichiarazioni di Chester che poi sono sempre appunto sia in commissione alla regione sia da quanto è scritto su gli atti segretati, che al Montello a un certo punto questi fusti arrivavano già tritati, quindi comunque pensare di trovare il fusto a Montello è difficile, anche se poi ci sono testimoni che dicono delle riviste. Ma sappiamo la provenienza che qual era la provenienza? Campania? Ci sono le ma loro arrivano dal nord, dall'estero, e poi c'è un'altra cosa che chiudo, che lo stesso Scalia, la stessa commissione a Pontina hanno visto con i loro occhi, non so quanti, 11.600 fusti vuoti, accantonati in quella che era una fabbrica dismessa, cioè in una zona, quindi comunque qualcosa che fusti c'era, esatto, però non dicono. No, vuoti. E poi comunque la commissione, cioè Scalia denuncia la presenza di questi fusti alla polizia INOE, alla polizia provinciale, però non c'è nessun verbale che dica questi fusti dove sono. Cioè noi sappiamo, siamo sicuri, siamo certi, ce lo auguriamo a questo punto, che nel resto degli atti che verranno desegretati si troverà anche traccia di questi fusti, però continuano a farci passare, cioè continuano a dire ogni volta che apriamo la questione a livello istituzionale che si fa allarmismo, che diciamo che le falde sono inquinate e quindi le persone che fanno agricoltura in quelle zone, che è una zona prettamente a vocazione agricola, li stiamo danneggiando, quindi siamo noi che danneggiamo, non loro che non li tutelano e non li informano. Quindi dico, la situazione è che se noi abbiamo fatto delle richieste specifiche, ci stiamo lavorando a tutti i fronti, penso questo non...
No, nel senso, questo è quello che cerchiamo di fare, ma continuiamo, cioè nel senso, adesso la bonifica e siamo andati lì, abbiamo chiesto gli atti, cioè abbiamo finalmente un progetto che noi sappiamo più o meno che è come quello presentato qualche anno fa, quindi non ha nessun valore, sì. Cioè gettare della sorgente, insomma, non ha nessun senso.